Il teatro è vita, è libertà, ma è anche preparazione. Ti devi preparare un po' a tutto, anche a mettere in scena un ruolo, un personaggio che forse non ti appartiene o forse ti appartiene. Però questo lo può giudicare il pubblico, magari. Ecco, bisogna entrare nel teatro e in teatro a recitare in punta di piedi, pensando di essere vera, come dice Fioretta Mari, dice la verità. Tu devi essere vera, dice Fioretta. Signori, manca un'ora all'inizio dello spettacolo. Un'ora. Un'ora all'inizio dello spettacolo? Io non ho ancora letto il copione. Ma dov'è il mio copione? Il copione Matilde, accidenti! Buona domenica nel camerino. Ed è una preparazione di un attore che comunque sta in procinto di andare in scena. Pietro Marcatori, abbia anche un cognome. È un attore... la commedia ovviamente è una commedia francese, noi quindi l'abbiamo traslato in Italia, lo abbiamo chiamato Pietro Marcatori. Questa è stata un'idea di Roberto Ciuffoli, il nostro regista. È un attore egotico, ego riferito, che come c'è, io ne ho conosciuti tanti che passano la loro vita fissati nel teatro, nel loro camerino, sul palcoscenico, e hanno dei rapporti abbastanza insomma strani con il resto dell'umanità. In questo resto dell'umanità c'è la sua sarta, che voi sapete chi è, Matilde, interpretata da Emanuele Aureli, e questo strano rapporto tra i due che poi si sveleranno esserci dietro delle cose abbastanza curiose. Sai, gli attori, no? che prima di andare in scena si preparano, hanno tutte le paturnie, tutte le ipocondrie, e quindi lei, diciamo, lo sostiene, ma ormai è abituata a tutte queste sue ipocondrie, quindi non ci fa neanche più caso, e lui dice sempre le stesse cose, per cui lei entra in scena che già sì vabbè, ok, sì, ciao, cioè non lo considera. Chiama la mia fisioterapista. Ma a quest'ora la fisioterapista onesta è andata a casa da tempo. A me non serve onesta, mi serve brava, chiamala. Ed è uno spettacolo divertente, questo è un personaggio divertente sicuramente, ma è anche uno spettacolo che fa pensare al rapporto tra uomo e donna. E il rapporto, insomma, uomo-donna, che non è sempre semplice, ma irto di difficoltà, però fa riflettere tanto. Quindi si mette questa scrittrice, Dany Laurent, perché io ho fatto francese, insomma, ecco, però si mette un po' dalla parte della donna, insomma, sta dalla nostra parte, e si sente il pubblico che si schiera proprio alla fine e dice: ma guarda, da questo che pezzo d'uomo che ha fatto, che ha combinato. È morto 8 giorni dopo, il povero Stefanelli è morto. Di tumore ai polmoni. Sei cinica. Ma va con un turco, Stefanelli. Ma che c'entra? La morte ha accelerato la caduta. Cioè, voglio dire, la caduta ha accelerato la morte. Il teatro ti dà disciplina, ti dà concentrazione diversa negli arti, nelle mani, quindi nelle gambe, nella postura. Devi stare attenta a tutto. È vero, è come fare il militare il teatro, quindi è una disciplina vera. E a me disciplinare una come me è difficile, lo sai benissimo, bene, perché io sono una caotica, una sempre esuberante, per cui il teatro è equilibrio, regime, è voce, sentimento, tecnica. E quindi piano piano tutte queste cose, grazie anche ad Edoardo, io sono riuscita ad andare in scena senza cadere. Avendo fatto per tanti anni dei grandi classici, pensavo facciamo pure ogni tanto una commedia brillante. E allora abbiamo letto alcuni testi, questo ci ha incuriosito perché parlava anche del nostro mondo, del mondo del teatro. Non è una commedia volgare, c'è appunto questo aspetto che fa anche riflettere, pensare sul rapporto uomo-donna, insomma, e anche poi ci sono dei momenti anche emozionati. Io vedo, guardo il pubblico in certi momenti, sia di un monologo di Manuela, sia di un monologo mio, in cui scappa la lacrimuccia, che poi questo teatro La Cometa è molto carino e piccolo, per cui si vedono le reazioni del pubblico, e vedere anche la lacrimuccia in una commedia divertente fa piacere. Zia Giulia aveva un neo sulle labbra, è morta. A 98 anni. Che c'entra? Sgambettava al mercato ancora come una gazzella del Senegal. Anzi, che non gli hanno sparato. Edoardo è una persona straordinaria, un grande compagno d'avventura, perché il teatro è un'avventura, perché non sai mai come va a finire. Però
Lui è una persona tanto, mi ha aiutato moltissimo, infatti ogni volta lui mi dà dei suggerimenti, delle chiavi importanti, e quindi mi ha aiutato proprio lui, anche Roberto Ciufoli, che comunque come ogni regista pretende parecchio. Ho scoperto in lei anch'io delle cose, tipo l'istinto, il gioco, questo suo straordinario rapporto che ha col pubblico, e quindi da questa strana miscellanea, questo pupurrì, è uscito fuori, secondo me, un rapporto curioso, la strana coppia. Madilde, non ti allontanare. Madilde, no, no, non ti allontanare, perché tu mi lasci sempre solo come mia madre. Io non sono sua madre. Peccato. Non ne ho l'età. Essere madre non è una questione di età, è uno stato, una benedizione. Ma tu non puoi capire. Tu non hai avuto figli, dall'altra parte neanche io ho mai avuto figli. Perché non rispondi? Sarà perché non mi ha fatto domande? Ciao amici di Spettacolo che Spettacolo, venite alla Cometa, siamo qui fino al 18 maggio. Ciao Spettacolo che Spettacolo, vi aspetto fino al 18 maggio al Teatro della Cometa. Emanuele Aureli e Edoardo Siramo. È tutto, un bacio a tutti, ciao, venite, ciao, ciao. Grazie.